di essere qui, sono contenta di vedervi numerosi per raccontare, iniziare a raccontare un appuntamento fondamentale per noi, per la città di Roma e io oserei dire per l'Italia intera. Quindi saluto la soprintendente speciale dell'archeologia, belle arti e paesaggio, la dottoressa Daniela Porro, saluto poi le persone che sono qui con me, quindi il capo di gabinetto della Regione Lazio, Albino Ruberti, il presidente della Fondazione Alberto Sordi, Italo Ormanni, il curatore della mostra e presidente Creare, Organizzare e Realizzare, Alessandro Nicosia. Insieme al curatore hanno lavorato, come ha ben detto già lui, Gloria Santa e Vincenzo Mollica, che ringrazio e saluto. Saluto il direttore relazioni esterne e comunicazioni del gruppo ACEA, Massimiliano Paolucci, e l'amministratore delegato dell'Istituto Luce, Roberto Cicu. Voglio partire da un filmato che ho avuto modo di vedere e che ritrae Alberto Sordi nella sua casa e racconta, e si racconta in parte, e soprattutto ringrazia il pubblico, un elemento costante di Sordi. Lui ha sempre ringraziato e valorizzato questo grande rapporto con il pubblico, che è stato quello che gli ha permesso piano piano di crescere. Da quando lui diceva che era un giovane, un poveraccio, uno spiantato, che faceva un po' la fame, tra l'altro anche insieme a Federico Fellini si raccontano spesso, e in realtà senza demordere mai, con grande tenacia, grazie anche al pubblico che lo ha sostenuto, ha fatto questo suo percorso partendo dalla radio, passando per il teatro, approdando al grande schermo. Quando io sono entrata nella villa, in realtà ho raccontato al dottor Nicosia che andando alle elementari nella scuola davanti alla villa da giardinieri, spesso noi bambini sapevamo che lì abitava Alberto Sordi, ci affacciavamo e quando vedevamo una finestra semiaperta, tutti a dire l'ho visto, si è affacciato, ci ha salutato, poi magari non era vero, ma l'immaginazione di noi bambini era tanta, per cui entrare lì dentro è stata come scoprire qualcuno, quasi un amico, no? Qualcuno che vedevamo, avevamo immaginato, e io credo sarà un bellissimo regalo per tutti i romani. Sono davvero molto molto orgogliosa di presentare e inaugurare con voi questa mostra, che sono certa sarà molto molto amata. Questo suo fortino, questa sua unica oasi di tranquillità, si chiudeva quel cancello e lui, uomo pubblico per eccellenza, abituato ai bagni di folla, seguendolo per il messaggero per tanti anni, l'ho visto acclamato in tutto il mondo, cioè dai pubblici più diversi, da Cortina d'Ampezzo, Parigi, la Sicilia, dovunque andava si fermava il mondo e lui si intratteneva con tutti perché lui viveva per il pubblico, quindi non voleva deludere nessuno. Ecco, sarebbe contentissimo che questa tua casa, questo cancello che si vedeva adesso, si aprisse per il suo pubblico. Io ero la segretaria madre di, non mi ricordo il mestiere che faceva, industriale probabilmente, poi la moglie Valeri, un'altra figura femminile di Spene, che la brava segretaria seguiva, diciamo, ubbidivo agli ordini. Più che nel giorno di Alberto Sordi, che comincia questa bella avventura, io che non vedo nulla, vi vedo tutti giovani, belli e magri, che è una cosa fantastica. E Alberto Sordi faceva vedere, anche a chi non vedeva, qual era il senso della vita. Lui era tutti e quattro punti cardinali messi insieme, era nord, est, sud, ovest. Lui li ha attraversati tutti i grandi sentieri della vita e ce li ha raccontati con una bonomia che giustamente Fellini diceva che i grandi comici, e Sordi è stato sicuramente uno di questi, erano benefattori dell'umanità, avevano quella qualità straordinaria di essere al di sopra di tutto e di andare oltre, e Sordi era oltre. Sordi era Roma, era l'Italia, era il mondo intero, era tutto il pianeta, era l'ultima stella che c'era nel cielo, era Alberto Sordi. E Carlo Verdone qualche sera fa, che ho incontrato, ha detto una cosa bellissima a proposito del rapporto tra Fellini e Sordi, ha detto: guardate che se guardate bene i vitelloni, nei vitelloni c'è già tutti i soldi che sarebbe venuto dopo, perché in quell'amicizia, in quella frequentazione tra Sordi e Fellini sono nate cose meravigliose.